Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi testeremo insieme un fondotinta e non è che passando da 5 video a 3 non farò più i video test dei fondotinta che vi piacevano tanto, lo so che vi piacciono, mi piace farli anche a me, mi piace testare i fondotinta, quindi continuerete a vederli qui sul canale, magari non ne vedrete una settimana, però continuerò a farli. Il fondotinta che testeremo insieme oggi è il fondotinta di LA Girl Pro Matte High Definition Longwear Matte Foundation, ha un nome lunghissimo. Prima di iniziare con questo video voglio lanciarvi una super mega sfida, voglio vedere se l'accetterete e se parteciperete. Se questo video arriverà a 800 like, quindi mi raccomando mettete mi piace a questo video, andrò da Sephora a comprare il fondotinta di Fenty Beauty e lo testerò qui sul canale per voi. Quindi se volete vedere quel fondotinta, cioè il video test su quel fondotinta, mi raccomando spolliciate questo video. Ritorniamo a parlare del nostro fondotinta. Come vi dicevo, oggi testeremo insieme il nuovo fondotinta di LA Girl. Questo qui è la versione matte del fondotinta, sempre Pro Coverage, però quello illuminante. Siccome questo fondotinta ha spopolato, LA Girl ha deciso di fare la stessa versione ma matte. Come vedete, la bottiglietta è diversa perché quello illuminante ha la bottiglietta lucida, quello matte invece ha la bottiglietta opaca, cosa molto carina che appunto li distingue. Questa bottiglietta contiene 30 ml di prodotto, il colore che ho preso io è beige. Questo fondotinta è disponibile in diverse colorazioni, dipende da dove lo acquistate. Io l'ho preso su Maggie Beauty, il prezzo è di 9,95 € e i colori disponibili sono 11. Se invece lo acquistate ad esempio su Beauty Bay, il prezzo è di 11,25 € e i colori disponibili sono 14. Quindi vedete un attimino voi se vi arriva qualche sconto dai diversi siti, se dovete prendere dei colori che magari non sono disponibili su alcuni siti ma altri sì. Comunque sappiate che ovunque rivendono LA Girl il fondotinta è disponibile. Questo fondotinta ha praticamente le stesse specifiche dell'altro, soltanto appunto che è matte invece di essere luminoso. Quindi dovrebbe essere a lunga durata, leggero sul viso. Si può avere una coprenza da media ad alta. Dovrebbe sfumarsi molto molto bene e minimizzare i pori, ma soprattutto rimanere opaco per tutto quanto il giorno. Sono curiosissima perché ragazzi sapete che io adoro questo fondotinta, è uno dei miei preferiti, quindi non vedo l'ora di provare appunto questo qui. Direi, zoomiamo più vicino e iniziamo ad applicarlo. Come sempre lo applicherò su metà del viso con la spugnetta e sull'altra metà del viso con il pennello per vedere qual è l'applicazione che preferisco e magari se, non lo so, con una delle due il fondotinta non si applica bene, così posso darvi tutti i miei consigli e le mie impressioni. Inizio a metterlo con il pennello, utilizzo il 104 Buffer di Zoeva. Allora, il colore mi sembra giusto un pelino più scuro del mio colore di pelle, ma la cosa non mi interessa tanto perché adesso arriverà l'estate e mi abbronzerò leggermente, quindi questo colore probabilmente andrà bene per tutta quanta l'estate. Allora, mi sembra che con il pennello si applichi molto bene, si sfumi molto velocemente, cosa che mi piace. L'applicazione con il pennello è molto carina e molto veloce, dall'altra parte lo metto con la spugnetta e vediamo se è la stessa cosa anche con la spugnetta. L'applicazione mi sembra molto simile sia con la spugnetta che con il pennello e il fondotinta, diciamo, si asciuga abbastanza in fretta, anche se non diventa estremamente matte, rimane leggermente appiccicoso. Allora, l'effetto mi sembra abbastanza omogeneo, l'unica cosa è che, essendo un fondotinta matte, tende a mettermi in evidenza delle zone che ho leggermente disidratate in questo momento, quindi calcolate che se avete una pelle particolarmente secca o con delle pellicine, probabilmente non sarà un fondotinta adatto a voi. Se avete una pelle mista o grassa che non ha zone secche o non ha zone particolarmente disidratate, probabilmente sarà un fondotinta adatto a voi. Come sempre, poi vedremo che cosa succede nel resto della giornata e poi trarremo a fine giornata le nostre conclusioni. Comunque, siccome me lo chiedete sempre, voglio rispondervi a una domanda. Siccome mi dite sempre: Giulia, ma la metti la crema sotto? È scontato che io metta la crema sotto, non lo dico perché è ovvio che io metta la crema sotto, però voglio mettervi una recensione all'interno di questo video perché Clinique mi ha mandato tramite il sito di Octoly la loro nuova crema, che è la Moisture Surge, non riesco a dirlo questo nome, e è praticamente una crema che dovrebbe mantenere l'idratazione
esposizione per 72 ore. L'ho testata in questi giorni anche perché Clinique dice che è una crema che va bene per tutti i tipi di pelle e voglio dirvi quali sono le mie conclusioni. Credo che questa crema sia molto carina per chi non ama indossare le creme o per chi ha una pelle grassa o comunque mista e non vuole qualcosa di troppo pesante sul viso. Questa crema si assorbe davvero davvero in fretta e si mantiene l'idratazione. È una crema in gel, non è una di quelle creme grasse, quindi questa crema si assorbe molto molto veloce, mantiene idratata la pelle, però credo sia più adatta per una pelle mista e grassa, non tanto per una pelle secca o normale che vuole qualche olio di più. Questa crema idrata benissimo ma non nutre la pelle quanto vorrei, cioè dà acqua alla mia pelle ma non dà olio alla mia pelle come vorrei. La mia pelle ha bisogno anche di una crema che sia leggermente grassa perché ha bisogno di quel grasso che non tira fuori da sola. Secondo me anche d'estate, se non sopportate le creme, se volete qualcosa che si assorba molto in fretta, secondo me questa crema è perfetta per voi. Se invece avete una pelle secca o comunque vi piace una crema che sia più grassa, vi sconsiglio questa crema perché non vi dà quel qualcosa in più di cui ha bisogno appunto la vostra pelle. Tornando a noi, durante la chiacchierata il fondotinta si è leggermente, diciamo, fissato al viso e riscaldato con il calore della mia pelle, ma come sempre adesso vado a completare la mia base, metto correttore, cipria e ci vediamo tra un secondo per trarre le prime conclusioni. Questo è il risultato, con la base terminata posso darvi le mie primissime impressioni. Credo che questo fondotinta si ossidi leggermente, tenetelo a mente, soprattutto se avete una pelle molto chiara, prendete magari un colore leggermente più chiaro perché questo fondotinta si scurisce leggermente. Mi sembra molto carino l'effetto, mi sembra uniforme sul viso, mi sembra leggero allo stesso tempo. La coprenza è medio alta, ha coperto tutto quello che doveva coprire, le mie piccole lentiggini, le mie imperfezioni. Non ho fatto una seconda passata perché ero soddisfatta del risultato, non mi è servito aggiungerne ancora di più. Credo che appunto il risultato sia molto carino, i pori in questa zona non sono messi particolarmente in evidenza, stanno lì al loro posto, non danno fastidio, la cosa mi piace. Quello che sento sul viso è una sensazione di asciutto ma non di secchezza. Essendo un fondotinta matte, ovviamente deve essere asciutto, sarebbe stato strano il contrario. E sono curiosa di vedere che succede durante la giornata. Secondo me comunque non sarà un fondotinta che rimarrà estremamente matte. Vedremo, sono come sempre delle prime impressioni. Per il momento sono soddisfatta, adesso vado a completare il mio trucco e ci vediamo tra una mezz'oretta, così il fondotinta ha anche il tempo di assestarsi un pochino sul viso e vediamo se rimane uguale, se cambia leggermente, se diventa ancora meglio. Ci vediamo tra un secondo. Ed eccoci qui all'incirca 40-50 minuti dopo aver applicato il nostro fondotinta. Devo dire che per il momento sono molto soddisfatta, mi sta piacendo molto come si sta comportando questo fondotinta. Non so voi come lo vedete dal video, ma vi posso assicurare che dal vivo è davvero un bel fondotinta, molto omogeneo. La mia pelle sembra levigatissima, sembra davvero perfettissima, ha dato tipo una specie di effetto Photoshop al mio viso. Allo stesso tempo è molto leggero, non si sente, non dà quell'effetto mascherone che possono dare tanti fondotinta opachi e coprenti. Diciamo che le caratteristiche di questo qui di matte di LA Girl sono più o meno le stesse dell'altro fondotinta, cioè anche la sensazione è la stessa, è coprente ma leggero sul viso. L'unica differenza è che quell'altro è luminoso, questo qui invece è opaco. Spero che si manterrà così per il resto della giornata perché se rimane così è davvero un bel fondotinta. Queste sono le mie impressioni iniziali, come al solito ci aggiorneremo, faremo vari check durante la giornata per vedere come si comporta nelle varie ore, per vedere che cosa succede e poi vediamo a fine giornata se rimane intatto o appunto se succede qualcosa di strano. Ci vediamo tra poco per il primo check della giornata. Ragazzi, sono passate 3 ore, sarà un check super veloce perché più passano le ore e più il fondotinta diventa bello, non ho assolutamente nulla da dire, mi sta piacendo davvero tantissimo. Nella macchinetta credo sembri leggermente lucido, ma semplicemente perché sono davanti alla finestra e c'è una luce molto forte. Volevo in realtà fare questo check fuori, ma sta piovendo e quindi purtroppo non posso farlo, e questa mi sembra la luce più bella per farvi vedere l'effetto che ha sul viso. Vi ripeto, non è lucido se così sembra dalla macchinetta, e è rimasto completamente opaco. L'effetto è diventato ancora più bello, il fondotinta si è fuso completamente con la pelle, sembra davvero un effetto
molto molto naturale, come se la mia pelle fosse così bella già di suo. E niente, per il momento queste sono le mie impressioni, ci aggiorniamo tra qualche ora. Piccolo aggiornamento, sono passate 6 ore e sta succedendo qualcosa che non è che mi piaccia tantissimo. Scusate i miei capelli, sono legati un po' così a cavolo con un elastichetto. Comunque, il fondotinta, a parte il fatto che ha iniziato a lucidarsi leggermente, sono passate soltanto 6 ore, sta iniziando a fare un brutto effetto qui nella zona della fronte e ha continuato a scurirsi, infatti se ci fate caso vedete che dal viso al collo c'è un bel po' di differenza, si è scurito di più rispetto appunto a quando lo avevamo applicato e diciamo che si sta chiazzando in alcune zone e questa cosa non è che mi piaccia tantissimo, speravo si mantenesse bello come era prima. Voglio continuare a vedere come cambierà nell'arco della giornata e poi a fine giornata trarremo le nostre conclusioni, anche se è un fondotinta che per le prime ore è stato davvero molto bello e sicuramente lo riproverò in altre occasioni. Vediamo se magari è stato un caso oggi che ha fatto queste cose, che sta iniziando a chiazzarsi. Il fatto che si ossidi e che diventi più scuro non credo sia un caso, cioè se lo fa sempre, non è che lo fa solo un giorno. Però per il fatto appunto che si è chiazzato in alcune zone voglio sicuramente riprovarlo perché l'effetto diciamo per le prime 4-5 ore è stato davvero molto bello. Adesso purtroppo in questo momento sta iniziando a fare le cose che vi ho elencato. Quindi ci vediamo tra poco, tra qualche ora se vedo che veramente si disintegra oppure ci vediamo direttamente stasera per il check finale. Allora ragazzi, sono passate 9 ore da quando abbiamo applicato il nostro fondotinta, anche se ancora a giorno l'ho messo stamattina presto, quindi già sono passate 9 ore. Non fate caso ai miei capelli così un po' ribelli. Sto per fare ginnastica, infatti ho messo la mia tenuta da ginnastica. Qui c'è anche Wendy che mi fissa tipo Giulia, ma che cosa stai dicendo? È vero Wendina? Ciao puzzettina, c'hai sonno per caso? Strano, hai dormito tutto il giorno e ancora hai sonno, vero? Mamma mia, come sei bella e morbidosa. Ok, tornando a noi, piccola pausa gatto che ogni tanto c'è nei miei video. Stanno passando tipo adesso tutti i camion che possono passare, ogni volta che faccio i check passano gli aerei, i treni, gli autobus, di tutto. Il fondotinta, dopo che abbiamo fatto il check, diciamo ha ricominciato a riscaldarsi, è diventato leggermente lucido nelle zone centrali e quello che è successo è che le zone, quelle secche e a macchie sono scomparse. Non so se è perché il fondotinta si sia nuovamente scaldato e quindi tutte le varie macchiette sono andate via. Per il momento è ancora un bellissimo fondotinta, è ancora lì intatto dove l'abbiamo messo stamattina. L'unica cosa che non mi è piaciuta è questa cosa che a metà giornata ha fatto questo piccolo scherzetto che non è stato tanto piacevole. E un'altra cosa che non mi piace è che si ossida abbastanza. Vabbè, ragazzi, oggi tipo il check sta andando malissimo. Mentre chiacchieravo, ho schiacciato il bottone per fermare il video. Quindi non so dove sono arrivata. Comunque, quello che vi stavo dicendo è che non mi è piaciuto tanto il fatto che si sia ossidato. Sta passando un aereo, non ci posso credere. Non ci posso credere. Ok ragazzi, sono dovuta tornare dentro, scusatemi, ma cercavo una bella luce per farvi vedere bene il fondotinta, però spero che abbiate visto anche alla luce naturale proprio fuori com'era il risultato, solo che tipo c'era un casino, è passato un aereo, un autobus e non sono riuscita più a terminare questo check, quindi lo finirò qui dentro. Il fondotinta mi sembra carino, quello che non mi è piaciuto è il fatto che si sia ossidato così tanto. Non so se si vede dal video, ma la mia faccia è più gialla del collo. Ora, il colore era leggermente più scuro anche in partenza e ossidandosi stanno suonando anche le campane della chiesa, ragazzi, io vi giuro, non ci posso credere. Va bene, prendiamola così come viene. E poi ossidandosi si è scurito leggermente di più e adesso si vede un po' lo stacco tra viso e collo. Quindi sicuramente il colore andrà bene per quest'estate, ma questo fondotinta, diciamo, è stato bello per la maggior parte della giornata, tranne quel piccolo scherzetto che ci ha fatto appunto a metà giornata. Credo sia un fondotinta carino,
Però devo comunque ritestarlo per vedere esattamente che cosa succede in altre giornate. Cioè, non sono soddisfatta al 100%, ma diciamo a un 75%. Il fondotinta comunque non si è particolarmente lucidato, leggermente sì, ma non eccessivamente. Cioè, se dovessi uscire farei un leggerissimo ritocco di cipria, ma voglio dire, ce l'ho su comunque da 9 ore. È rimasto sul viso da stamattina, quindi diciamo che il fondotinta è promosso, non al 100%, sicuramente lo ritesterò, però comunque non è uno di quei fondotinta che dico questo assolutamente non lo proverò mai. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Ricordatevi di mettere il like, soprattutto sia se il video vi è piaciuto ovviamente, ma soprattutto se volete vedere il video test del fondotinta di Fenty Beauty. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!